Alessandro. Ciao. Parlaci un po' di come si è svolto il torneo di Tekken 4 ieri e come si sono comportati gli stranieri in base anche agli italiani, le capacità. Dunque, allora, il torneo di Tekken 4, nel torneo di Tekken 4 ci sono stati molti colpi di scena, no? Allora, per quanto riguarda gli stranieri, ce n'erano due, Shinjin e Second, che sono rivelati molto forti, molto bravi, i Just Frame che fanno parte del gioco ne facevano veramente tanti, avevano un'ottima percentuale. Poi cos'altro? I personaggi che utilizzavano erano Paul, un personaggio che comunque non è il più forte in assoluto come Jin. Non si sono visti tantissimi Jin, ciò mi fa piacere perché come tutti sanno che Tekken 4 Jin è il personaggio più forte. Io ho perso come al solito contro la mia bestia nera che è Venom che usa Christie, io non me la sono studiata perché a un certo punto talmente mi ha fatto schifo sto gioco che ho smesso di giocare, capito? E niente, io ho provato un po' a mettere in atto tutto quello che sapevo, che ho studiato fino a un certo punto, poi basta. Io ho perso contro di lui, Giordano ha perso contro un altro Jin ovviamente, perché Jin contro Jin è un terno all'otto. Un commento sul vincitore? Il vincitore si è rivelato molto bravo, lui usa Giulia, esatto. Nessuno si sarebbe aspettato che una Giulia vincesse il torneo. Molto bravo infatti. Per concludere un paragone tra gli italiani e il resto dell'Europa. Allora, gli italiani in Europa si sono sempre fatti rispettare, sono temuti, conosciuti. Nessuno può andare in giro a dire io faccio il culo a questo, faccio il culo a quell'altro, perché ci siamo sempre fatti rispettare. Chi uno, chi l'altro, abbiamo sempre vinto tutti noi. Quindi un torneo con la presenza sia degli italiani che degli inglesi forti è sempre un torneo valido, dove ci si può aspettare di tutto e può vincere chiunque tra i più forti. Per concludere, un pronostico per il Tekken Tag che si sta iniziando a svolgere? Tag, ognuno di noi ha una percentuale di vincita. Allora, io metterei tra i più favoriti Ryan, Giordano e Shinji. Come secondo posto metterei io, Dario, Sasha e basta. Ok, concludiamo dandogli in bocca al lupo a Sandro e ringraziandolo per l'intervista.